tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Estorsione a un imprenditore edile, nei guai un operaio e il figlio. Fiamme distruggono la mansarda e il tetto del presidente del comitato Pro Marotta Unita, Gabriele Vitali. Nessun lavoro socialmente utile per i profughi al Plaza, svolgono solo attività di integrazione. Stasera verranno proclamati vincitori del concorso fotografico del Carnevale di Fano. Nei nostri studi il fotoreporter internazionale Tano D'Amico. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale in diretta. In apertura la cronaca. I carabinieri di Fano e Fossombrone hanno scoperto i presunti autori di un'estorsione ai danni di un imprenditore del posto. Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. In gergo si chiama cavallo di ritorno. Ti rubano un camion e poi ti chiedono i soldi per restituirlo. Una pratica estorsiva molto radicata, al sud una vera e propria piaga, come l'hanno definita gli inquirenti, ma poco denunciata nel nostro territorio per ragioni probabilmente di convenienza. Ne è stato vittima un imprenditore forsempronese. 4.000 euro, poi diventati 3.000, questa è la richiesta dei malviventi, padre e figlio di origini campane, che hanno fatto all'imprenditore che aveva denunciato il furto di un mezzo, un Iveco Daily, del valore di 33.000 euro. I carabinieri di Fano hanno arrestato, in collaborazione con i colleghi di Villa Literno, i due dipendenti della ditta che, carpendo la fiducia dell'imprenditore, che dava loro il mezzo per rientrare al loro domicilio, hanno ordito a sua insaputa questo ricatto, fingendosi intermediari tra lui e i malviventi. Questo imprenditore è stato rubato un mezzo e successivamente ha ricevuto una richiesta estorsiva. Praticamente è stata richiesta una cifra pari a 4.000 euro per riottenere in cambio questo mezzo. Che cosa è successo? L'imprenditore alla fine ha consegnato una cifra pari a 3.000 euro, ma non ha mai riottenuto il mezzo in cambio. Nel frattempo però ha presentato denuncia presso l'arma di Fossombrone. Da lì è partita un'attività tecnica di indagine assolutamente complicata. Perché? Perché tutto questo che stiamo raccontando è avvenuto in provincia di Caserta. Parliamo della terra di Sandoca, una terra di mafia, una terra di camorra. In realtà il responsabile era il dipendente stesso, che insieme al figlio aveva deciso di appropriarsi del bene, denunciarne falsamente il furto e fare una richiesta estorsiva per poter riconsegnare questo mezzo. Consegna che non è mai stata nelle loro intenzioni. Infatti dopo il furto è stato inviato il mezzo ai canali di riciclaggio. Questo che cosa comporta? Comporta un duplice danno da parte dell'imprenditore, perché l'imprenditore si è visto sottratto sia del mezzo sia della cifra che è stata consegnata, nella speranza di riottenere in cambio il mezzo stesso. E un incendio è divampato oggi intorno alle 13 nell'abitazione di Gabriele Vitali, il presidente del comitato Pro Marotta Unita sul lungomare Fa di Bruno. Le fiamme che hanno completamente distrutto la mansarda si sono originate probabilmente a causa di una falla nell'isolamento tra la canna fumaria e il tetto in legno della casa a due piani. Sul posto i vigili del fuoco di Fano e Pesaro, con supporto dei colleghi di Senigallia. Per permettere le operazioni di spegnimento invece la polizia municipale ha chiuso un tratto di lungomare all'altezza di piazza Michelangelo. Ingenti danni che in base ad una prima stira si aggirano attorno ai 60.000 euro. Illesi per fortuna sia Vitali che la moglie, entrambi in casa, quando le fiamme si sono sviluppate nell'immobile poi dichiarato inagibile. I vigili del fuoco di Fano sono intervenuti anche nella zona industriale di Bellocchi. È accaduto oggi intorno alle 17.30 e sono intervenuti per spegnere un incendio divampato nel tetto di un capannone. Ed ora parliamo del maltempo. Alberi abbattuti e strade chiuse al traffico sono soltanto alcuni dei danni provocati dalle forti raffiche di vento. Decine gli interventi eseguiti anche oggi in tutta la provincia.
Frane, smottamenti, buche causate dalla pioggia e strade chiuse al traffico. Sono numerosi i danni sul territorio provinciale causati dal maltempo che si è abbattuto nuovamente sul territorio regionale e che ieri a Urbino ha provocato una vittima, una donna di 49 anni, schiacciata da una pianta e poi deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Al lavoro anche oggi i tecnici del comune e della provincia, le ditte incaricate e i volontari della protezione civile che ieri in modo preventivo hanno sistemato delle barriere con sacchi di sabbia per impedire che il mare allagasse le abitazioni in zona Le Brecce. Continue le richieste di intervento dei vigili del fuoco che hanno ricevuto fin dall'altra notte centinaia di chiamate per risolvere situazioni di criticità come la messa in sicurezza della copertura del tetto del tribunale di Pesaro bloccando i pannelli con delle corde. A causa di alberi e pali dell'illuminazione pubblica abbattuti invece hanno chiuso diverse strade e poi riaperte nel corso della giornata come via Vittorio Veneto dove un abete è caduto sopra una abitazione o via Galilei a Sant'Orso a causa di una pianta pericolante davanti alla scuola elementare, sempre per le forti raffiche di vento. Poi è crollato un cornicione nel cortile interno dell'ex caserma Paolini e diversi sono stati i distacchi dell'energia elettrica, come a Carignano e in via Carlo Levi a Torrette. Come riferito oggi dall'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini, la situazione in questi due giorni è stata gestita in modo ordinario. Sono state attivate tutte le procedure ma senza l'attivazione del COC, il centro operativo comunale. Per quanto riguarda le scogliere invece è stata ricevuta dalla Regione la richiesta di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto e entro la metà di dicembre 2015 il Comune dovrà consegnare i relativi lavori. Per quanto riguarda la manutenzione stradale invece ci sono delle novità, in particolare sul nuovo regolamento per il ripristino delle strade e delle aree pubbliche dopo i lavori compiuti dalle aziende dei servizi. L'atto passerà in consiglio comunale martedì prossimo. Oltre a delineare in modo organico tutte le condizioni e tutte le garanzie, vi sono anche delle garanzie di natura finanziaria da richiedere ai soggetti che intervengono manomettendo le sedi stradali o di piazza o di marciapiedi, che poi vengono liberate dopo 24 mesi quando si è sicuri che l'intervento finale è stato correttamente ripristinato. È ovvio che questo ha la finalità di migliorare la situazione manutentiva delle strade, delle piazze, dei marciapiedi di questa città. Quindi in concreto se il lavoro non viene eseguito ad opera d'arte? Beh, c'è una garanzia fideiussoria a cui il Comune può accedere a prima richiesta. A causa delle eccezionali raffiche di vento anche domani a Urbino le scuole rimarranno chiuse e le lezioni didattiche sospese. Il sindaco Maurizio Gambini ha firmato una nuova ordinanza per tutti gli asili nido e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale. Invece l'assessore regionale alla protezione civile delle Marche Paola Giorgi ha dichiarato che stanno valutando i disagi causati per vedere se l'entità delle situazioni segnalate consente di richiedere la continuazione dello stato di emergenza per gli eventi del 4 febbraio, dal momento che i nuovi danni rilevati vanno a sommarsi a quelli del mese scorso. Il prefetto di Pesaro e Urbino, Luigi Pizzi, durante l'incontro con i vertici delle forze dell'ordine, i sindaci Matteo Ricci e Massimo Seri, ha annunciato l'arrivo di 20 militari in ausilio che presto contribuiranno alla sicurezza del territorio. Nel loro mirino finiranno le zone considerate più a rischio e che quindi necessitano di maggiore controllo sia nella città di Fano che in quella di Pesaro. Torniamo a parlare dei profughi ospitati al Plaza al Lido di Fano. Sull'argomento oggi è intervenuto l'assessore ai servizi sociali Marina Barnese che ha spiegato quali sono le attività svolte dai ragazzi. Vediamo. Si era svolto il 26 gennaio scorso l'incontro nella Sala della Concordia del Municipio per definire il progetto di integrazione e iniziare a pianificare le procedure burocratiche che avrebbero dovuto regolare attraverso le associazioni l'impegno dei profughi a svolgere mansioni socialmente utili. Nei giorni scorsi anche Simone Antoniozzi di Prima l'Italia aveva chiesto notizie in merito. Oggi l'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi, oltre a confermare che i rifugiati attualmente ospitati al Plaza lasceranno l'albergo il 31 marzo prossimo, ha chiarito la situazione. Ha spiegato infatti che il tempo non è stato sufficiente per poter dare avvio alle procedure necessarie per poter far svolgere loro attività lavorative, ma solo di integrazione sociale. L'assessore poi ha ribadito che nessuna spesa viene sostenuta dal Comune di Fano. I profughi a Fano si stavano apprestando a svolgere queste attività lavorative
che necessitavano di un tempo di preparazione sia per individuare le associazioni disponibili per accoglierli, perché questo è quello che prevede il protocollo del Ministero degli Interni, con tutta una serie di punti da rispettare prima di poter far partire le attività. I rifugiati ospitati all'Hotel Plaza hanno fatto dei corsi di lingua italiana, fanno parte, diciamo, di una progettazione che riguarda le attività più del tempo libero e anche di integrazione finalizzata a una miglior convivenza civile sul nostro territorio, e quindi sono in contatto con diverse associazioni e gruppi con i quali svolgono, oltre all'attività della lingua, anche attività di tipo sportivo, di testimonianza, attività di tipo culturale, e quindi diciamo il nostro obiettivo è quello di garantire e assicurare a loro e ai nostri cittadini una permanenza, una convivenza pacifica e all'insegna della distensione del clima. I soggiornanti a Magliano invece, tutti da poco maggiorenni, visto che rimarranno lì più a lungo, saranno coinvolti in attività lavorative. Una mostra eccezionale sarà ospitata nei locali dell'ex chiesa San Michele dal 7 al 15 marzo. Grazie alla collaborazione dell'Associazione Forbici di Fano con la Fondazione Carifano e l'Istituto Battisti, sarà esposta una delle collezioni più prestigiose di bici d'epoca della zona. Composta da circa una trentina di biciclette che vanno dal 1800 ai giorni nostri, la mostra sarà aperta fino al 15 marzo, appunto, con orari 10:00, 12:30, 16:30 e 19:30 nei giorni feriali, mentre in quelli festivi 10:30 e 16:20. C'è grande attesa per la premiazione del concorso fotografico nazionale del Carnevale di Fano. Questa sera a teatro verranno svelati i vincitori alla presenza del fotoreporter internazionale Tano D'Amico. 52 fotografi partecipanti con circa 800 immagini in gara. Sono questi i numeri della prima edizione del concorso fotografico nazionale del Carnevale di Fano. Un'occasione per poter rivivere non solo i momenti più emozionanti della kermesse appena conclusa, ma anche per assistere all'intervento di Tano D'Amico. Nato in Sicilia nel 1942, romano d'adozione, collabora da tempo con Il Manifesto e La Repubblica. Ha realizzato reportage su carceri, manicomi, rom e ha documentato le manifestazioni di piazza a partire dagli anni 60. Il fotoreporter internazionale, oltre ad essere il presidente di giuria, terrà una lezione sulla fotografia e sui suoi aspetti sociali, traendo spunto dalle immagini in concorso. Secondo lei, che caratteristiche deve avere un'immagine per poter essere definita bella? Per me una bella immagine è quella che apre una dimensione che non avremmo mai avuto senza quell'immagine. Apre come una finestra nell'anima. Quindi non la dimenticheremo più, perché dimenticarla sarebbe come dimenticare una parte di noi stessi. Ecco, guardando queste foto, che cosa le è rimasto del Carnevale di Fano? Il Carnevale di Fano è uno dei più vecchi carnevali che esistano al mondo, secondo me, e il Carnevale è un periodo molto particolare per me, perché nei miei ricordi ho visto dei carnevali belli come quelli di Fano, allegri come quelli di Fano, ma che sottendono sempre un qualche cosa di triste, un qualche cosa di incompleto che noi cerchiamo di completare. E poi anche mi vengono in mente paesi in cui il carnevale non è vissuto bene. Il carnevale è elargito come una droga che serve ad acquietare tutti. E io amo le persone inquiete come quelle che si trovano a Fano. Questa sera nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna verranno proclamati i vincitori. Tra i premi un soggiorno per un weekend per due persone nelle strutture italiane, una cena gourmet sempre per due e un cofanetto di libri fotografici. Soddisfatti per il successo del concorso denominato Riti, Costumi e Immaginario sono gli organizzatori, l'Ente Carnevalesca, il Comune di Fano e l'Associazione Culturale Centrale Fotografia, presieduta da Marcello Sparaventi. Siamo molto felici, devo dire che Tano D'Amico
amico ci ha portato fortuna, nel senso che lui ha sempre fotografato la gente, le persone, e ci siamo resi conto che il Carnevale di Fano è il Carnevale della gente. E quindi così avere un concorso fotografico che dà a tutti la possibilità di fotografare così il numeroso pubblico che durante le sfilate è veramente una grande opportunità. E ogni anno ospiterete un artista diverso? Sì, il progetto con il Comune di Fano e l'ente carnevalesca è quello di avere ogni Fano un grande fotografo. E naturalmente già Tano D'Amico ci ha consigliato alcuni nomi eccellenti che daranno quindi a questo concorso fotografico nazionale una valenza culturale. Cambiamo argomento e parliamo di alimentazione. Mangiare il pesce fa bene alla salute. Il progetto Papa Fish lo promuove nelle mense scolastiche di tutta la regione. Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Una bella sorpresa ai bambini delle mense: piace tanto il pesce, alici, triglie, sardine, sgombri, gallinelle, ma anche cozze, vongole e persino trote. Sono solo alcune delle 15 tipologie di pesce e molluschi che arrivano sulla tavola degli alunni marchigiani almeno una volta a settimana, a seconda della disponibilità, della stagione e del comune di appartenenza. I piccoli alunni della scuola Gallizzi nel centro storico di Fano non solo gradiscono le pietanze e mangiano di gusto, ma ne chiedono ancora e ancora. E ancora, unico in Italia per la sua portata, il progetto Papa Fish mangia bene, cresce sano come un pesce, porta i bambini ad apprezzare questo alimento sano e genuino anche attraverso iniziative didattiche come rappresentazioni teatrali sulle tecniche di pesca e la conoscenza dell'ambiente marino. È una campagna educativa alimentare finanziata dalla Regione Marche a Fondo Progetto Europeo della Pesca, a cui partecipano tutte le scuole per la campagna educativa alimentare vera e propria, quindi distribuzione del pesce fresco nelle mense scolastiche cittadine, più una parte di progetto educativo che per, coordinato dalla ditta Albert, che per Fano segue l'esperto regista Sandro Fabiani. In che cosa consiste questo progetto educativo? È un progetto educativo curato dalla ditta Albert, siamo due operatori, io e Fabrizio Bartolucci, e facciamo un progetto all'interno delle scuole, un progetto teatrale, quindi la scrittura di una storia legata al mare, soprattutto legata al gusto del pesce, al mangiare il pesce attraverso il linguaggio teatrale. Quindi attraverso non solo scrittura con carta e penna, ma con il corpo, la voce, le emozioni, lo spazio, eccetera. Il progetto Papa Fish si rinnova per la seconda edizione raddoppiando le cifre. Dunque sono complessivamente 282 le scuole su tutto il territorio marchigiano che sono coinvolte, su 42 comuni. Complessivamente sono 25.000 bambini circa quelli che sono, diciamo, protagonisti del progetto Papa Fish, e di questi oltre 2.000 sono le bambine e le bambine di Fano. Un progetto impegnativo che complessivamente vede un investimento da parte della Regione Marche cofinanziato dall'Unione Europea di 700.000 euro, quindi un progetto assolutamente importante anche da un punto di vista di investimento finanziario, che garantisce però anche nelle mense di Fano un intervento importante sia in termini di educazione alimentare sia in termini di valorizzazione di un prodotto del nostro territorio e dell'indotto anche economico e occupazionale che vi è legato. Il moto mondiale ha fatto tappa al Don Orione di Fano con Marco Urani, il telemetrista del team Estrella Galicia 0.0, attuale campione del mondo nella categoria Moto 3. L'incontro è stata un'importante occasione per gli studenti che hanno potuto conoscere i segreti di una professione di alto livello e che rappresenta la massima espressione dei contenuti tecnologici dell'elettronica applicata al mondo dei motori. Passiamo invece allo sport fanese, che ha creato un perfetto binomio con l'Università di Urbino. Stamattina il rettorato è avvenuto l'incontro tra il presidente dell'Arma Juventus Fano Claudio Gabellini e il rettore Wilberto Stocchi. Sul tavolo della discussione anche il ruolo che può assumere l'università per la promozione delle attività sportive nel territorio. Durante il faccia a faccia Gabellini ha preparato il campo a diverse iniziative che la società fanese intende lanciare insieme all'Ateneo Urbinate.
E con questa notizia sportiva concludiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Sono le 20:50, fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda che c'è e poi uno speciale approfondimento sull'Elisir d'Amore, lo spettacolo che andrà in scena, tanto atteso, andrà in scena, dicevo appunto, la prossima settimana al Teatro della Fortuna. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.